trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. Ciao a tutti, sono Carlo Boccazzi e coordino un'associazione che si chiama Hackability. Hackability è nata da pochi anni, ma una storia un po' più lunga. Una decina d'anni fa, qui a Torino, un gruppo di ragazzi per fare una ricerca sui fabbisogni abitativi, cioè di che tipo di casa avevano bisogno le persone con disabilità e in particolare le persone paratetraplegiche, entrò in 100 abitazioni. Scopriamo che molti di loro realizzavano delle piccole soluzioni per l'autonomia. Per rispondere a dei bisogni a cui il mercato normalmente non risponde, perché le persone con disabilità sono poche e hanno bisogno di oggetti che sono un po' diversi da quelli di cui hanno bisogno le persone di massa, i consumi di massa, devono essere cose fatte su misura. Si accese una lampadina. Stavano nascendo delle tecnologie legate alla fabbricazione digitale, in particolare la stampa 3D e le schede open source, che permettevano proprio quello, realizzare a un costo molto contenuto oggetti su misura. Perché? Perché partono da un file. Se uno deve fare una forchetta su misura non ha un problema, prende un pezzo di legno, lo lima, ci mette un pezzo di ferro, ma ogni forchetta sarà fatta una per volta e ci vorrà del tempo. Se uno invece parte da un file, una volta che ha realizzato quel file, non solo sarà più facile da modificare, ma sarà abbastanza facile da realizzare, basterà schiacciare un bottone. Questa era un'intuizione, incominciamo a lavorare proprio su questo incontro, fare incontrare il mondo della disabilità, il mondo dei maker, dei designer e degli artigiani digitali. L'abbiamo fatto per un po' di tempo nei garage, in modo molto informale, e poi ci siamo resi conto che però stava succedendo qualcosa di importante, che questo tema poteva diventare davvero un tema molto rilevante. Nel 2015 abbiamo costituito il primo grande evento pubblico, che poi ha dato il nome all'associazione, che si chiama Hackability. E abbiamo cominciato a ragionare su un metodo, perché ci siamo resi conto che mettendo le persone a lavorare assieme capitano tantissime cose. Da un lato produci soluzioni, dall'altro però le persone si conoscono, lavorano assieme, crescono professionalmente, imparano delle cose, capisci delle cose e ti diverti. Di tutto questo abbiamo fatto tesoro, Hackability negli anni è cresciuta, 5 anni fa si è costituita come associazione, ha costruito un metodo di lavoro, ha collaborato col Politecnico e con tantissime imprese portando sempre questo modo di lavorare. Al centro i bisogni reali delle persone con disabilità, produrre soluzioni, costruire conoscenza, partendo dai bisogni reali delle persone, andandogli a chiedere come vivono, come fanno la spesa, come si muovono in un supermercato, come guidano la macchina. Noi lavoriamo su questo. Abbiamo realizzato più di 150 soluzioni, tutte in open source. Abbiamo coinvolto circa 800 persone a livello nazionale. Moltissimi sono studenti, laureandi, siamo un luogo di passaggio e di esperienza. Oggi stiamo lavorando nelle unità spinali del Piemonte per portare la stampa 3D nelle unità spinali del Piemonte e costruire piccoli presidi utili, pensati con le persone, economici, a basso costo e riproducibili. E siamo presenti in diverse città con molti tavoli di lavoro. Siamo a Torino, dove siamo nati, siamo a Milano, siamo a Modena, a Reggio Emilia, a Parma e a Matera, dove c'è un gruppo molto importante di ragazzi che lavora su questi progetti. Questa è un po' la missione che ci siamo dati, l'idea che si possa lavorare assieme, coprogettare con le persone che esprimono dei bisogni reali e costruire degli oggetti utili mettendo al centro le competenze, i saperi di cui quel problema lo vive quotidianamente. Se il lavoro che facciamo vi incuriosisce, se volete lavorare con noi, se avete un'idea che vi piacerebbe sviluppare nel campo dell'accessibilità, cercateci, noi apriamo spesso delle call e apriamo sempre dei tavoli di coprogettazione. Trovate tutti i riferimenti nel sottopancia. Che fine fanno tutte quelle persone che sacrificano la vita per un bene più grande? Poliziotti, carabinieri, pompieri, militari, magistrati, caduti al servizio della comunità, finiscono nell'oblio. E con loro
le loro famiglie. Per fortuna esiste un'associazione che si batte affinché queste persone vengano chiamate con il loro nome, vittime del dovere. Chi dona la vita per gli altri resta per sempre. Buongiorno e benvenuti. È un piacere potervi introdurre il nuovo sito realizzato dall'Associazione Vittime del Dovere destinato a rendere fruibili online tutti i progetti di educazione alla cittadinanza e alla legalità presentati nell'anno scolastico 2020-2021. Il sito presenta una parte liberamente accessibile che riporta la descrizione di ogni singolo progetto. Gli istituti interessati potranno accedere alle singole sezioni cliccando direttamente nel menu a tendina in alto a destra oppure cliccando sulle singole locandine. L'Associazione Vittime del Dovere, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, ripropone per il secondo anno un progetto valevole a livello nazionale. Il suo titolo è Concorso di idee, vittime del dovere nella Costituzione, diritti inviolabili e doveri inderogabili, due facce della stessa medaglia. Nella sezione dedicata al progetto sono reperibili la scheda progetto, la locandina e il regolamento di partecipazione. Inoltre, a questa iniziativa sarà abbinato un percorso didattico di approfondimento della Costituzione e della figura delle vittime del dovere. Il sito, infatti, consente, dopo la registrazione da parte dell'istituto scolastico, di poter fruire di un'area ricca di materiali multimediali con lo scopo di aiutare i ragazzi nello studio delle molteplici sfaccettature dei principi fondamentali contenuti nella nostra Carta Costituzionale, oltre a fornire supporto nell'approfondimento del concetto di vittima del dovere. Accedere all'area riservata è molto semplice. Basterà cliccare in alto a destra sul sito o ovunque all'interno del sito sulla parola iscriviti. Questo consentirà di iscriversi al concorso di idee nazionale inserendo i dati del singolo istituto e del referente della legalità. Accedere all'area riservata è facilissimo. Basterà andare su Accedi, inserire i dati che vi sono stati inviati tramite mail e cliccare su Login. Ed ecco l'area riservata. L'area riservata sarà accessibile sia agli insegnanti ma anche agli studenti muniti di dati d'accesso. Infatti è essenziale sottolineare che tutti i docenti, tutti gli istituti che hanno una propria user e una propria password potranno usufruire della cosiddetta area docente, nella quale sono presenti utenti e password in numero sufficiente per essere distribuiti ai ragazzi. Tutte queste user e queste password possono essere tranquillamente scaricate in un file Excel e poi abbinate al singolo studente. Inoltre, sempre nell'area riservata, sarà possibile, come dicevo, usufruire non solo di specifiche modalità di partecipazione, ma sarà possibile anche caricare l'elaborato direttamente. E sempre nell'area riservata sono presenti i materiali specifici per approfondire la figura della vittima del dovere e soprattutto i principi fondamentali presenti nella nostra Costituzione. Per qualsiasi necessità di chiarimento potrete sempre contattare l'Associazione Vittime del Dovere. Grazie. Buongiorno, sono Dario Monsignor di UNI, l'ente italiano di normazione, un'associazione senza scopo di lucro, riconosciuta dallo Stato e dall'Unione Europea, che ormai da 100 anni studia e pubblica le norme tecniche e le prassi di riferimento, che sono documenti di applicazione volontaria che spiegano come fare bene le cose, cioè con più qualità, più sicurezza, più rispetto per l'ambiente. Questi documenti hanno recentemente dimostrato tutta la loro valenza sociale, specialmente in questo periodo particolarmente complicato che stiamo vivendo. E di questo parliamo con Elena Mocchio, responsabile innovazione e sviluppo di UNI. Buongiorno e bentrovati. Perché possiamo dire che la normazione ha svolto un ruolo importante in questo contesto e come lo ha svolto? Lungo tutto il periodo del lockdown e tuttora oggi, UNI è riuscita a garantire la propria continuità operativa e ad essere di supporto alle imprese per tutto questo periodo. Ma l'azione maggiore, di maggiore rilievo da parte di UNI è stata quella di mettere subito a disposizione del mercato, liberamente scaricabili, tutte le norme
utili per la gestione dell'emergenza Covid. In particolare tutte quelle pubblicate che stabiliscono le caratteristiche di qualità e sicurezza, quindi come devono essere fatti correttamente i dispositivi medici, i dispositivi di protezione individuale necessari in questo periodo. Parliamo a titolo d'esempio di mascherine, camici, visiere e così via. Ha avuto successo secondo te questa iniziativa? Beh, direi proprio di sì. La risposta del mercato è stata veramente straordinaria. In pochi mesi sono state scaricate dal nostro sito più di 200.000 copie di norme che hanno aiutato davvero le organizzazioni e che a un certo punto hanno anche contribuito ad aiutare ad una riconversione di alcune organizzazioni nella propria produzione e di venire incontro quindi alle necessità di disporre di dispositivi di protezione che avessero tutte le caratteristiche di qualità, ma soprattutto di sicurezza necessarie. Avete sviluppato anche dei documenti ad hoc? Sì, certo, sono stati pubblicati ad oggi diversi documenti che utili a supportare il mercato e a tutelare il cittadino nell'emergenza Covid. Abbiamo pubblicato, grazie alla collaborazione con il Politecnico di Torino, per esempio, un documento che definisce le caratteristiche di sicurezza per le maschere di comunità, quelle mascherine che portiamo tutti noi. Inoltre, grazie alla collaborazione con FIDAE, una federazione di scuole cattoliche primarie e secondarie, abbiamo sviluppato una prassi di riferimento sulla didattica a distanza, proprio per aiutare le scuole ad organizzarsi al meglio in questo difficile momento. È inoltre in fase di elaborazione, grazie al lavoro che stiamo svolgendo con l'associazione italiana Wedding Planner, un altro documento per definire le misure di contenimento del rischio contagio Covid, diciamo, proprio in occasione di matrimoni ed eventi ad essi collegati. E per il settore turismo, che è stato tra l'altro particolarmente colpito in questa pandemia? Per il settore turistico abbiamo sviluppato con Federturismo e le sue diverse associazioni ben 7 documenti pensati proprio per dare al comparto delle linee guida relative alle misure per il contenimento del rischio di contagio da Covid. In particolare sono stati definiti gli elementi essenziali per ridurre il rischio del contagio affinché il servizio, l'erogazione del servizio possa avvenire in modo sicuro sia per i lavoratori, sia per i fornitori, che ultimo ma non sicuramente meno importante per i consumatori, clienti e fruitori dei diversi servizi turistici. Inoltre è stata fatta grande attenzione anche al tema della sostenibilità per l'ambiente. In particolare stiamo parlando di documenti che trattano specifici contesti, quali per esempio quelli degli impianti di risalita, delle strutture ricettive turistiche all'aria aperta, dei parchi di divertimento temporanei o permanenti, discoteche e locali di pubblico spettacolo, strutture termali e bus turistici. Ringrazio Elena Mocchio, responsabile innovazione e sviluppo di Uni, e ricordo nuovamente che tutte le prassi di riferimento sono rese disponibili da Uni, liberamente scaricabili dal catalogo del nostro sito internet www.uni.com, nel quale potete trovare tutte le informazioni sulle nostre attività. Vi ringrazio e vi saluto. L'Associazione Intercultura nasce nel 1955, è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, posta sotto la tutela del Ministero degli Affari Esteri. È presente sul territorio nazionale in oltre 150 centri locali, di cui 13 in Piemonte, ed è gestita interamente da volontari. Attraverso l'affiliazione con AFS e EFILS è presente in oltre 65 paesi nel mondo. I programmi di studio all'estero permettono ai ragazzi di conoscere culture e tradizioni diverse e al tempo stesso permettono alla scuola di ampliare e aprire la propria offerta formativa alla realtà internazionale, così come suggerito dalle direttive ministeriali. Inoltre, Intercultura offre supporto durante tutta l'esperienza. Così come è successo a Leon, un ragazzo polacco ospitato a Torino che ha frequentato il liceo scientifico e linguistico Giordano Bruno e ha avuto come tutor la professoressa De Paolis. Ciao, mi chiamo Leon,
Ho 18 anni, sono polacco, sono in Italia da 6 mesi e rimarrò qui fino al 4 luglio. Ho scelto Italia perché ho voluto fare architettura in università. Consiglio di fare questa esperienza per conoscere una lingua nuova, per nuovi amici e anche per conoscere la nuova cultura. L'inserimento di Leon è stato sviluppato a piccoli passi, nel senso che abbiamo cercato come scuola di metterlo nelle migliori condizioni possibili per iniziare ad apprendere l'italiano e a conoscere più da vicino la realtà scolastica italiana e nello specifico del nostro liceo. Abbiamo provveduto comunque a pensare ad un orario ridotto per le sue materie, cercando di privilegiare le materie scientifiche, storia dell'arte e le lingue straniere. E devo dire che l'inserimento ha funzionato molto bene. Ovviamente quest'anno siamo stati in parte in DAD, quindi in didattica a distanza, e nonostante questo anche nelle lezioni online Leon è stato presente e ha potuto approfittare della, diciamo, dell'erogazione delle lezioni da parte dei miei colleghi e anche da parte mia, ed effettivamente le sue competenze linguistiche sono andate migliorando. E possiamo dire adesso, verso la fine della sua permanenza in Italia, che crediamo che sia stata un'esperienza gratificante. L'Associazione Intercultura ci ha sostenuto garantendo un corso di lingua in italiano che Leon ha frequentato in orario extrascolastico. I rapporti con l'associazione sono stati continui. Quindi Leon ha potuto, diciamo, godere dell'appoggio sia all'interno della scuola che lo ha accolto, sia all'interno dell'associazione, che ha sempre monitorato i suoi percorsi e i suoi progressi, sia linguistici che scolastici. Consiglio a tutte le scuole di accogliere studenti provenienti dall'estero per un duplice motivo. Prima di tutto perché facilita gli scambi tra adolescenti. Conoscere persone che arrivano da paesi diversi dal nostro per cultura e per lingua ovviamente rappresenta una grande opportunità di crescita, ma non solo per gli studenti, bensì anche per i docenti, che devono cercare di acquisire una mentalità più flessibile, più elastica, cercare di ascoltare le esigenze di chi arriva da un paese straniero e offrire possibilità di crescita e un clima di contatti umani il più possibile positivi. Per maggiori informazioni sull'associazione e sui programmi disponibili, consultate il sito www.intercultura.it. Buongiorno a tutti, mi chiamo Marco Bongi e sono il presidente dell'Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti. Qui tra le mie mani potete vedere l'ultimo numero della nostra rivista ufficiale che si chiama significativamente Occhi Aperti. L'associazione è a disposizione per poterne distribuire gratuitamente dei numeri a chiunque fosse interessato. Oggi ci soffermeremo su un tema molto delicato che abbiamo voluto intitolare ipovisione o ipovisioni col punto interrogativo. La spiegazione è molto semplice. Mentre non vedere esiste soltanto un modo per non vedere, basta chiudere gli occhi, bendarsi e capiamo cosa significa non vedere, più o meno anche questo. In realtà invece vedere male, avere dei problemi abbastanza importanti nella visione, può manifestarsi in tantissimi modi diversi. Potrei dire semplicemente che nessuna persona vede esattamente come un'altra. E allora facciamo qualche esempio. In un'altra trasmissione ci siamo soffermati specificamente sul campo visivo. Oggi approfondiremo invece altri aspetti che possono in qualche modo incidere sulla qualità della visione.
Vediamo ad esempio la difficoltà di percepire i contrasti, quindi l'esigenza per queste persone di evidenziare i contrasti per poter vedere bene. Oppure un altro problema molto delicato, quello di non vedere in ambienti oscuri. Questo problema si chiama emeralopia ed è un effetto che si manifesta specialmente in alcune malattie della retina come la retinite pigmentosa. Cosa significa? Che le persone che ne sono colpite vedono perfettamente bene di giorno, quando c'è il sole, ma quando viene la sera, il crepuscolo e la notte, sono praticamente paralizzate e non riescono più a muoversi autonomamente. Esiste anche qui il fenomeno inverso, invece, tipico ad esempio degli albini, cioè persone che quando la luce è forte soffrono di un fortissimo abbagliamento che praticamente gli impedisce di vedere quasi tutto, mentre quando c'è una situazione di semioscurità o anche di oscurità abbastanza accentuate sono molto più autonome e molto più in grado di gestire le proprie attività della vita quotidiana. Abbiamo poi alcune situazioni tipiche della acromatopsia, cioè una patologia anche questa di tipo retinico che impedisce di distinguere i colori, a volte non tutti, soltanto alcuni spettri cromatici di alcuni colori. Abbiamo poi dopo la classica visione offuscata dovuta dalla cataratta, quindi come vedere da un vetro che in qualche modo è smerigliato e che fa soltanto intuire le immagini che ci sono dall'altra parte, come vedere quando c'è la nebbia. Quindi vedete che se mettiamo insieme tutte queste visioni difettose e le combiniamo fra di loro, abbiamo fatto soltanto alcuni esempi più significativi, otterremo dei risultati che sono assolutamente diversi l'uno dall'altro. Faccio un esempio molto pratico. Di solito si dice che chi non vede bene bisogna ingrandire le cose per fargliele percepire meglio. Questo è vero per la stragrande maggioranza dei casi, ma non è vero, ad esempio, per chi soffre di un campo visivo molto ristretto. Questa persona, anzi, se si ingrandiscono le cose, le lettere, le frasi, le parole, rischia che queste parole troppo grandi escano fuori dalla sua porzione di campo visivo e quindi sarà meno aiutato che non in una situazione normale. Questo è il motivo per cui quando cerchiamo di analizzare le singole situazioni personali delle persone, cerchiamo di fare un'analisi approfondita in collaborazione con il nostro comitato scientifico e per poter in qualche modo studiare una strategia riabilitativa che sia finalizzata e mirata sulle specifiche esigenze della persona. Ripeto, non esiste una persona che vede in modo uguale rispetto ad un'altra. L'associazione è a disposizione per tutte queste consulenze. Si può chiedere un appuntamento, si può venire per chiedere informazioni, per informarsi, per sapere se esistono servizi sul territorio, se possono esserci degli aiuti, delle previdenze. È molto importante che queste attività vengano gestite autonomamente dai pazienti stessi, perché abbiamo la sicurezza di non avere speculazioni commerciali, ma di avere sempre una risposta il più possibile vicina alle esigenze delle persone. La persona sempre al centro. Grazie di averci ascoltato. Ricordatevi che siamo a disposizione. Contattateci. Un buongiorno a tutti. I programmi di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.